Benvenuti a questo secondo video gameplay su FIFA 13. Io David userò il Napoli e Ernie già è qui. Con l'Udinese sperando che faccia bene, che sia forte come il caro vecchio FIFA 12. Solo che ormai è una squadra ridotta all'osso, rimane solo Di Natale, non ci sono Floro Flores, non c'è nessuno. Mamma mia, Amsic recupera palla. O il più forte di tutti, Igalo, ancora dai tempi di FIFA 10. Andiamo a Berami. Berami. Mamma mia, per Pandev. Pandev, prova la bomba da fuori! E lo stacca subito! Ma subito! Pandev! Sono in FIFA, no, no, Pandev! Ti fa anche abbastanza cagare come giocatore. Ma dopo questo gol, va. Sì. Lo vanno. Riparte l'Udinese, già sotto di un gol, dopo Napoli, soli 7 minuti. Indemoniato. Niente da fare. Non funziona la squadra. Amsic. La fascia. Amsic. Blocca il cross. Però la palla è ancora lì. Amsic! Ma Amsic, che tiraccio! Aia. Che tiraccio! Armero. Pinzi. Pinzi sulla fascia. Prova. Nulla da fare. Niente questa volta. Di Natale. Oh, raga! Giochetti di Natale. Giochetti. Però Bagnaro non riesce ad accentrarsi. È costretto al cross. Esce il portiere del Napoli. Il portiere del Napoli. Grande Morgan. Pinzi già stanco. Campagnaro. Però deve correre. Armero. Armero. Cosa fa? Deve... Ma viene un passaggio per Berami. Non si sa come. Williams. Cavani. Che ha passato a Pandev. Pandev, autore del primo gol, col primo tiro del Napoli, subito va a segno. Inler sbaglia. Barreto. Di Natale sempre pericoloso. Ogni volta che la palla sparta un'azione molto pericoloso, molto, davvero molto. Muriel nulla da fare. Nulla da fare. Immobile, palla tira. Almeno un metro lato del palo. Pagnaro, Gamberini. Non comprendo come mai Muriel sia così in attacco, così in avanti. Benani. Speriamo che ci sia spazio anche per lui. Armero prova. Maggio sbaglia la Pinzi attacco. Riesce a prendere palla. Barreto si fa fregare. Cavani. Viene lanciato Insigne. Il giovane napoletano che tira. Riesce per la Cavani a sventare il pericolo. Di nuovo. Mamma mia, in mezzo. Palla dentro le braccia del portiere. L'Udinese. Brrr. La palla Alan passaggio Berami. pessimo, non comprendo come mai abbia fatto un Inler passaggio così. Inler no, Inler è giù, non si alza. Pandev che batte la punizione, non si può vedere, ma non è lo stesso. Pandev alta sulla nonostante l'infortunio, Domizzi mamma Cavani tiene in campo la palla, scartato, sbaglia la rimessa laterale, invece no, era una burla, non l'ha sbagliata Berami, la difesa riesce a fermare il tiro. Palla Barreto che ora ha spazio libero a campo. Gamberini in mezzo, costretto a fermarsi, poi riparte Muriel, Cannavaro dall'altra. Gamberini. Barreto non riesce a raggiungere il pallone. Insigne, uno dei miei giocatori, dei giovani preferiti. Insigne lancia Inler, infortunato. Bene, recupera. Williams, Muriel per Di Natale. Pagnaro, attento. Campagnaro. Di Natale non riesce a passare. E non riesce Danilo a recuperare, non riesce. Cavani inizi, prova a stare dietro a Cavani, ma Cavani è veloce. Cross in mezzo, ma sì, buona spalle, doppietta del napoletano su questa azione. E possiamo vedere come Inler verrà sostituito per l'infortunio subito. Come Muriel verrà sostituito. Ha una contusione al gomito, solo lui può averlo. Porca troia. Zema e Ili, ci spariamo dentro. Fabrini sarà il prossimo ad entrare. Ma è ancora presto per lui. Sostituzione. Ancora finito il primo tempo.
passaggio abbastanza sbilenco. Pinsi spinge sulla fascia, ma non riesce a correre veloce. Questo è il cross. Nulla da fare per lui, nulla da fare. Ma è ancora maggio. Amsi. Domizzi riesce a prendere palla, ma non controlla. Vede in mezzo, Berami. Riesce a portare Cavani. Esce per Pandem. Pandem! Sono per la traversa. Fine del primo tempo. La vista mi aveva ingannato per un momento. Sembrava gol. L'Udinese tradisce. Ma c'è solo Napoli. C'è solo Di Natale nel solo Napoli. E non sta facendo proprio nulla. Comincia il secondo tempo. Dado, c'è solo Napoli. Insigne. Insigne. Vuole sfruttare la velocità, ma viene recuperato. Passaggio pessimo, non riusciremo mai a vedere un passaggio dell'Udinese fatto come si deve. Pandev, prova da fuori! Sbagliati. È la maledizione di Zambo Torpello. Maledizione che ormai è tutta la mia famiglia. Ciorcio l'ho compreso, anzi, lui si è servito la maledizione per anni. Più di tutti. E anche la Marisa non scherza, eh. Anzi. Passaggio pessimo, Pagnaro. Altro passaggio pessimo. Ma subito? C'è la rimessa? Per Maggio? La butta in mezzo! C'è Pandev! La difesa non riesce a fermare l'attacco del Napoli. Pandev scatenato. Riuscirà finalmente, il portiere riesce a fare un passaggio decente. Pinzi si ferma. Come mai? Passaggio obrobriante. Navarro, non dire Insigne. Peggio. Uno Brovio, Berani, lancia Berani. Ah, sbaglia tutto. Non si riesce con un passaggio, Cavani. Non si riescono a fare passaggi. Bomba da fuori, Cavani, e punisce. Ogni passaggio Cavani diventa un assist per il Napoli. E dopo va a morire dentro la porta avversaria. 3-0. Peggio ancora che con quella cazzo di squadra arancione. L'arda si chiama. Gli Olanda. Esattamente, gli Olanda. Di Olanda c'è Barreto. Di Natale. Ma Morgan! Di Natale, cazzo, sì! L'unica persona che sa giocare a calcio nell'Udinese. Riesce finalmente a fare il gol della bandiera. Un recupero sembra una cosa esagerata, contando come stanno facendo i passaggi. Mamma mia, Berami. Berami, che culo che sta avendo. Solo a respingere le palle, ma agganci qui non ne vediamo. Domizzi riesce a riprendere palla. Williams. Amsic. Barreto nulla da fare. Passaggio sull'uomo. Zemaili. Nuovo entrato. Per Pandev. Mamma Pandev, ancora la palla. Ancora Pandev. Bomba di Pandev. Respinta Cavani. Abbastanza facile come gol. Cavani. Difesa, non ho mai visto una difesa giocare così alto. Neanche l'Inter ai tempi aveva una difesa così alta. Non dico Cavani. 4-1 Napoli. Quell'Inter che giocava con la difesa a centrocampo e si prendeva 4 gol a partita. Non riescono neanche a ripartire. Insigne prendono palla e la palla è persa. Non riescono a tenere palla. Non hanno un minimo di controllo palla. Passaggi gli sbagliano. Passaggi non sono mirati sulle persone. Sono mirati a caso. Barreto prova, ma non può fare nulla. Di Natale da solo. Da solo nella squadra. Campagnaro. Butta via come può. Rimessa laterale che non penso aiuterà molto l'Udinese. Giocatori molto poco presenti in questa squadra. Muriel prova, fa un passaggio molto a rilento. Ma no, Di Natale che però riesce a scartare il difensore e a insaccare la palla in rete. L'unico che ci sta provando, 4-2. Che ci sta mettendo il cuore in questa squadra. Al 77esimo. Ormai è tardi. Napoli. Corridoi liberi per i passaggi. Insigne. I giocatori dell'Udinese sono lenti, stanchi. Zemaili. Che questo era un tiro, signori. Buono. E Zemaili si capisce perché parte dalla panchina. Non rischia l'Udinese a passarla a giocatori vicini alla porta. Rinvio pessimo. Insigne.
Si accentra, prova da una estata siderale! Come quasi tutti i rinvii. Con le mani al secondo giocatore Di Natale, palla di Di Natale, l'unico che può. Però costretto a passare a Muriel, ancora fresco, Muriel veloce. Mamma Morgan De Santis, brividi, è fatto venire con brividi. Allenamento di un calcio d'angolo, sprecato abbastanza malamente, ma ancora palla dell'Udinese, un tiro! Ah sì, c'è la difesa di del nuovo. Napoli, c'è la difesa del nulla Napoli. Nulla da fare, palla respinta ambedue le volte. Verami, sì. Lamberini. Armero in attacco, come mai è lì Armero? Cioè, Berami, ancora lui, ancora Berami. Errore della difesa. Che cosa e errore fa? Anche dell'attacco. Sbaglia tutto Berami. Muriel al 90esimo. Passo di Natale. Costretto su Armero. Armero. Sbaglia il passaggio più importante della partita. Anche se non avrebbe portato la vittoria, almeno avrebbe portato la vittoria di questo Napoli che schiaccia l'Udinese 2 con 4 gol dei due attaccanti, diciamo Pander e Cavani. Di Natale, l'unico uomo vero in questa squadra di mezze seghe. Questa partita è finita e vi rimandiamo al prossimo video. Oggi non è giornata.